onnipotenza e fragilità nello stesso corpo. Istinto glaciale capace di emozionare. Eleganza sublime nella forma e nella sostanza. Passano gli anni, non la convinzione. Un cigno tanto maestoso su un campo da calcio non è mai più esistito. Le prime volte in cui Marco Van Basten ha toccato un pallone sono state l'inizio di uno spettacolo dalla trama unica nella storia del calcio. Raggiungere il top, saltello dopo saltello, e volerlo fare sin da piccolo, spinto da Papa Iop, di cui era pupillo indiscusso, a crescere nella mentalità e nel carattere. Cruyff come idolo e padre calcistico, la voglia di esserne erede, come spinta per volare e non solo muoversi, lentamente pur elegantemente, sul filo dell'acqua. Marco scopre l'Italia nelle sue vacanze estive in famiglia, sul lago di Garda, nel 1987. Dopo aver trascinato da capitano l'Ajax a vincere in Olanda e in Europa, Milano diventerà casa sua. Il 23 aprile, Van Basten viene presentato in via Turati come nuovo attaccante del Milan. L'entusiasmo dei tifosi rossoneri si trasformerà ben presto in devozione. Van Basten, autografo! Van Basten! Per Marco è tutto nuovo, abitudini come phon per asciugare i capelli o cura nel look. Cori come tutto lo stadio non compresi e scambiati per un ipotetico personaggio, Ugo Lasagna. Certe abitudini però restano intatte. Come accaduto con l'Ajax, in gol all'esordio dopo aver sostituito Cruyff, Van Basten colpisce subito nelle sue prime uscite il rossonero. Contro il Bari, in Coppa Italia, Marco partecipa alla cinquina milanista, facendo tutto da solo. 7 giorni dopo, replica con la prima doppietta, sempre in Coppa Italia, al Monza. Trasforma il rigore della sicurezza per il primo centro in Serie A. Se fermare la rincorsa porta alla ripetizione del penalty, il nuovo esito è ugualmente perfetto. Niente saltello prima della rincorsa, dagli 11 metri e più in generale in campo, arriverà col tempo. Il dolore causato da una caviglia destra malconcia, già dolorante dai tempi dell'Ajax, è il regalo sgradito di un destino che sarà tormentante. L'operazione è l'unica chance per tornare a respirare un'illusoria aria di normalità. Il ritorno in campo è specchio della sua grandezza. Per me la prima partita dopo 5-6 mesi è normale, sono un po' emozionante. La rete all'Empoli e il gol a Napoli sono due tasselli fondamentali nella rimonta vincente per conquistare il suo primo scudetto rossonero. Ossessionato dal dettaglio e dalla voglia di competere, Marco anche in allenamento vuole dimostrare il meglio di sé contro la miglior difesa al mondo. La stagione 88-89 è una nuova, esaltante pagina del taccuino che riempiva da punti sin da piccolo. In Europa, Van Basten non perdona mai, reduce dal capolavoro di Euro 88 con una nazione ai propri piedi. Dopo il primo match in rossonero in Coppa dei Campioni, la gara di ritorno contro il Vitoscia è il teatro dei primi gol europei da milanista. Marco diverte, e si diverte, giocando a poker. Danzare sul pallone, pensare in un secondo, eseguire con forza e classe. Van Basten segna e determina in ogni modo. Il pallone d'oro 1988 finisce inevitabilmente nelle sue mani, in un podio tutto olandese a tinte rossonere. Vincere da protagonista con il Milan, però, resta la sua priorità, a suon di gol. La prima doppietta in Serie A arriva a Torino. Quella più dolce, invece, direttamente in finale di Coppa dei Campioni. Marco ha steso tutti, Stella Rossa, Werder Bremen, Real Madrid. Deludere il fiume di tifosi rossoneri arrivati al Camp Nou, per lui, è impossibile. Siamo il Milan, a noi non può succedere nulla. Il resto è storia e collezione. Prima doppietta europea in rossonero. Primo titolo di capocannoniere della competizione. Prima coppa dalle grandi orecchie, in bacheca, da imbattuto. Insaziabile, prima di concludere una stagione irripetibile, Van Basten vuole regalare ancora spettacolo. Il 14 giugno, Marco mette la firma sulla prima Supercoppa italiana conquistata. 4 giorni dopo, invece, arriva la prima tripletta in Serie A, segnata all'Ascoli.
tutto sembra perfetto. La nuova annata si apre con il timbro nel successo in Supercoppa Europea contro il Barcellona e con la prima Coppa Intercontinentale, conquistata a Tokyo contro l'Atletico Nacional. La conclusione è ancora dolcissima. Dopo essersi laureato per la prima volta capocannoniere in Serie A, con 19 reti segnate, arriva l'assist decisivo per Rijkaard per conquistare la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. L'ultima prima volta in rossonero di Van Basten coincide ancora con quella piacevole tendenza al poker. A farne le spese, per la prima occasione in campionato, è il Napoli. Ultimi sorrisi di un novembre che lo avrebbe visto emulare l'ex Schalke Klaus Fischer, tra gli specialisti della rovesciata, più e più volte imitato da piccolo insieme agli amici. Il capolavoro al Göteborg, e chi l'avrebbe mai detto? Resta una delle ultime perle dell'ennesima partita a poker, giocata sul Prato Verde, simbolo di un'irridente supremazia tecnica, capace di portarlo a tre palloni d'oro vinti. La cartilagine della caviglia destra si assottiglia, metafora di una carriera che pian piano svanisce. Continue operazioni, con qualche illusorio spiraglio di luce in mezzo, prima di arrendersi ad un calvario assurdo, decidendo di fermarsi per sempre ad appena 28 anni, salutando tutti da casa sua. Lì dove l'istinto e il momento hanno lasciato spazio a tristezza e rimpianto, lì dove nulla, però, potrà cancellare una storia irripetibile, sicuri che anche Ugo Lasagna, o meglio, tutto lo stadio, la pensi così, e non certo per la prima volta.